ragazzi, bonjour ragazze, sono in ritardissimo, quindi scusatemi questo inizio un po' turbolento del vlog. E sono completamente struccata, vabbè, ho editato video fino a mattina presto ed è mattina, quindi immaginate quanto ho dormito, praticamente niente. Ma ho appuntamento dalla dermatologa, nonché mia amica, a fare, per fare un trattamento che adesso vi spiegherò, ma nel frattempo mi metto la mascherina ed esco perché sono già un pochino in ritardo. È praticamente una specie di manipolo che ti va leggermente sotto pelle, cioè leggermente, che va sotto pelle. E spero riusciate a sentirmi con la mascherina. Ho fatto una coda veloce oggi, veramente un disastro, ma senza extension ho pochissimo pochissimo volume. Comunque è un trattamento, appunto c'è questo manipolo e questi aghi che vanno semplicemente, cioè vanno tipo a perforare il primo strato di pelle, non ho ben capito. E io come spiego le cose? Nessuno. Magari ve lo faccio spiegare meglio da lei. E questi aghetti, facendo una minima, ovviamente, andando ad invadere la pelle, non so bene come spiegarlo, quest'ora non mi vengono le parole, praticamente stimolano la produzione di collagene e quindi questo aiuta a mantenere la pelle più giovane. Non l'ho mai provato, sono terrorizzata perché penso che farà un male cane. Quindi vedremo. Ci siamo, sono letteralmente terrorizzata, ragazzi, a parte che la faccia, mamma mia, aiuto. Ok, un bel respiro di questo per annullare l'appuntamento, vi giuro, dalla paura, perché questi aghi, però visto che fa tanto bene la pelle, ho detto ok, facciamolo, proviamo, lei lo fa tranquillamente, se resiste lei, dico ce la farò anch'io, almeno spero, ragazzi. E ovviamente devo essere completamente struccata per fare il trattamento, per questo appunto oggi niente trucco, ok, ci siamo. Ok ragazzi, ci sono, naturalmente devo fare un trattamento al viso, quindi sono senza mascherina, ve lo spiego perché altrimenti vi vedete tutte, Nicole, sei tolta la mascherina, quindi mi sono tolta la mascherina, però c'è la dermatologa che ha l'FFP3 e quella chirurgica sopra, quindi tranquilli che è tutto calcolato. E quindi adesso iniziamo, oh mio Dio, ho paura, ok. Si chiama radiofrequenza frazionata con micro aghi, ragazzi, già il nome è insomma una promessa, quindi già sono terrorizzata praticamente. Quindi ho rilavato il viso perché avevo applicato il siero e la pelle deve essere completamente pulita, quindi ho dovuto lavare il viso con il detergente. E adesso tra poco inizieremo, aiuto, praticamente ci sono questi micro aghetti, giusto 64 micro aghetti per ogni cosa fatto col manipolo, e quindi questi aghetti vanno nel micro, nel derma che sta sotto all'epidermide, ormai, perché me l'ha detto 3 secondi fa, e quindi la vanno a danneggiare la pelle e quindi si rigenera, quindi il derma ogni volta che viene danneggiato si rigenera producendo collagene e fibre elastiche. Esattamente quello che volevo dire io. Questo è un po' di disinfettante, sai, così. Ragazzi, non avere paura. È un po' doloroso, però dai, ce la faremo. Ok. Ah, ma non si vedono? Oddio! Aspetta, se lo metto di profilo magari si vedono. Ok, li vedete, ragazzi? Questi sono gli aghetti. Oddio. Si sente qualcosa? Cioè, li ho sentiti, ma non è che fa male. Oddio. Aspetta, ma adesso fai con la radiofrequenza o... Ti faccio abituare alla sensazione, poi facciamo con la radiofrequenza. Dai, fa male? Cioè, fa bene, insomma, non è che fa bene, però diciamo che è sopportabile. Ecco, senza la radiofrequenza queste già sono già fucsia praticamente. Adesso non si notano molto, però se vedi ci sono tante piccole papule qua, vedi? Faccio vedere con lo specchietto. Quindi questi sono i fori di entrata. Ah, sì, li vedo. I fori di entrata degli aghi, è un edema. Quindi l'edema vuol dire gonfiore. Quindi tipo, ah, ok. Gonfiore. E questo è l'effetto che si dà nell'immediato. Ok, sì, boh, poi la mia pelle è delicatissima, quindi... Cioè, tu andrei via di qui che sarei tutta rossa, come se avessi preso una scottatura solare.
Ragazzi, questo è il risultato, però è una cosa ottima per la pelle perché appunto stimola la produzione di collagene e quindi è una cosa veramente ottima da fare, mi spiegava Valentina, quindi sono molto felice, però bisogna essere motivati, come dice lei, perché fa un pochino male, lo fa, quindi però sono contenta, ce l'ho fatta ragazzi, adesso noi andremo a pranzo, io andrò a pranzo così. Guardate che meraviglia ragazzi, siamo tornate da Italy. Veniamo spesso qua, sì ragazzi la mia faccia è ancora così, veniamo spesso qua e non vedevamo l'ora di tornarci, quindi è veramente un'emozione meravigliosa essere finalmente qua di nuovo, Vale, con te, che bello. Vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso un'insalata di farro, avevo chiesto di togliere i pomodorini ma non si poteva, quindi vabbè li lascerò, però non è niente male come piatto. E Vale ha preso una bufala, mi pare. Sì, sì. Miam, che qui sono buonissime le pizze ragazzi. Miam. Buon appetito. Gatti, sono tornata a casa, nessuno viene a salutarmi. Gatti. Deve. Oh, ciao. Tutti e due siete venuti a salutarmi. Ciao, gatta Stellina. Ciao, bellissima Stellina. Ciao, gatto Denver Chiacchierone. Sei un gatto chiacchierone? Ciao, amore mio. Ciao, amore mio chiacchierone, che non c'è altro. Ciao. Gatta Stellina. Miau. Ciao. Ciao, ciao. Situazione post trattamento ragazzi, wow, ho il viso super lucido. Sì, è super lucido, è ancora un po' arrossato, però decisamente molto molto meglio rispetto a quando l'avevo appena fatto, devo dire. Adesso purtroppo non posso truccarmi per 3 giorni, quindi potrò truccarmi di nuovo sabato. Quindi in realtà non so domani come farò con il video che devo filmare. Interessante. Nel frattempo gatto Denver non mi abbandona un secondo. Ma vuoi calmarti? Ma vuoi calmarti, piccolo padrino mio? Sì, lo so che ti ho abbandonato tutto il giorno, mezza giornata da solo, sto povero gattino, tutto bianco. Gatto Denver, sono stata 3 mesi con te, non mi sono mai mossa di casa. Amore mio, ti sei abituato bene. Gatta Stellina, sì. Questa gatta Stellina. Sì, sì, mamma mia Denver, quanto chiacchieri. Quanto chiacchieri tu? Scusatemi il casino ragazzi, ma il robottino azionato e adesso sono qui al computer, sto cercando di risolvere delle cose che veramente YouTube ultimamente non funziona. Scusatemi, ho ricevuto una chiamata nel frattempo e quindi sono qui che sto mamma mia, sto ragazzi, sto faticando un sacco perché ci sono diverse cose di YouTube che non funzionano proprio a livello di piattaforma, quindi devono essere i loro ingegneri a risolvere determinate cose ed è un casino ultimamente, quindi sto perdendo un sacco di tempo. A parte questo, tra una ventina di minuti andrà online finalmente il video che ormai posso dirlo, abbiamo fatto l'ex boyfriend tag con Neil, perché ormai già l'avete visto perché voi siete nel futuro, quindi per voi questo è il video di ieri, però per me deve andare online tra poco, anzi mancano 11 minuti in questo momento, quindi tra poco sarà online. Sono molto curiosa di vedere che cosa mi direte, spero che insomma vi faccia piacere, perché mi chiedevate talmente in tanti di Neil eccetera che ho pensato ok, è il caso di farvelo rivedere e darvi il modo insomma di salutarlo eccetera, quindi mi ha fatto piacere. Adesso ragazzi filmerò delle storie, nel frattempo ho anche ottime notizie ma ve le darò più ufficialmente probabilmente in un prossimo video. E adesso ragazzi questo è quanto, mi metto a preparare le storie, ho tutto il viso che mi brucia, è stranissimo, però vedo che in realtà Non ci sono particolari rossori che si vedono, ma ragazzi ha fatto veramente veramente male, cioè devo veramente andare lì molto motivata ogni volta che lo faccio, perché cioè proprio con l'idea che fa bene alla pelle, ma sì, il dolore c'è, non posso dirvi di no, il dolore c'è. Sì gatto Denver, adesso te lo do la scatolina. Sì, Denver, occhio. Sì, amore mio, cosa mangiamo oggi? Oggi abbiamo tonno, pollo e formaggio. Cosa ne dici, caro Denver?
notare la calma di Gatta Stellina che pazientemente e saggiamente aspetta che io le metta giù la ciotola, e notare il gatto Denver. Sì, sì, pagliaccetto, sì, sì. Ecco qua, gatto Denver e gatta Stellina. Buon appetito. Che silenzio quando i gatti hanno la pappa. C'è un silenzio, ragazzi, che è raro in questa casa. Poi ragazzi, una super novità da farvi vedere, perché mi è arrivato questo ritratto di me in versione Simpson, e come potete vedere ci sono io con uno dei miei abiti autunnali preferiti, con gli stivali Stuart Weitzman, e qui c'è gatta Stellina e Garo Lever. Siamo noi in versione Simpson, ragazzi, è una figata. Adesso vi spiego, vi dico che servizio è, e poi mi hanno spedito anche il puzzle della stessa, con la stessa foto. Che figata, davanti alla casa dei Simpson. Sì, sono un pochino più magri, li hanno fatti un pochino più magri, gatto Denver e gatta Stellina, che ne dite? Non è assolutamente una menzione sponsorizzata, ho ricevuto queste due cosine in regalo, ma non è un video sponsorizzato, ragazzi, però secondo me vi piacerà, ed è getmeyellow.com. Penso si veda, eccoci, getmeyellow.com, e ci sono degli artisti che appunto ti fanno il ritratto versione Simpson. Secondo me è una, non lo so, mi piace troppo l'idea di appenderlo nella nuova casa, appenderlo oppure in qualche modo appoggiarlo, devo vedere come sistemarlo, ma averlo nella nuova casetta, ragazzi, olandese, sarà molto molto bello. E un'altra cosina bellissima che mi è arrivata sono le maschere di Lola, ragazzi, Miss Strawberry Fields, e si chiamano Hey Cutie, e sono, allora, c'è quella che più sono curiosa di provare, devo dire, a me incuriosiscono particolarmente i prodotti per il contorno occhi, quindi la Look at Me e la Eye Mask, quindi una maschera per gli occhi. Poi c'è la maschera idratante So Soft, la maschera notte Sleep on It, e poi la maschera gatto Denver. Che cosa c'è? Perché devi sempre essere tu il protagonista dei video? Ciao. Ciao. Sei la mia ombra? Vabbè, mi lavo. E poi, dicevo, c'è la Purifying Mask, molto interessante se come me avete la pelle mista o grassa. Ragazzi, Lola è molto famosa per la cura particolare e per la conoscenza per tutto quello che riguarda la skincare, quindi se lei fa uscire delle maschere per il viso e per gli occhi, ragazzi, io voglio provarle. Quindi grazie mille, Lola, per avermi spedito le tue maschere, che sono il packaging molto carino, e sono sicura che anche le maschere saranno top. Ragazzi, oggi sono veramente una vlogger poco professionale, ho filmato pochissimo. Ah no, non devo toccarmi il viso, ragazzi, è rosso, cioè sono rossa come un peperone, cioè incredibile, ma è normale, mi passerà entro un paio di giorni. Comunque sento la pelle molto molto sensibile. Oggi vi dicevo, non sono stata una brava vlogger perché non ho vloggato tantissimo, quindi scusatemi se questo vlog sarà troppo corto per molti di voi, perdonatemi, recupererò, promesso promesso. Comunque ho fatto anche diverse cosine per quanto riguarda l'Olanda e il trasferimento, perché molto presto, ragazzi, dovrei avere buone notizie, ottime notizie, quindi ma ve ne parlerò nel prossimo vlog, ragazzi. Quindi adesso onestamente sono molto stanca, perché allora a cena ho mangiato due sofficini e un po' di purè in busta. Viva l'onestà, non l'ho manco filmato perché non mi sembrava una cena tanto figa, a dire il vero, e ho cenato davanti al computer, quindi giornata un po' così. Comunque adesso spegniamo tutto e vado piano piano a nanna, ragazzi, perdonatemi veramente se sono stata sconclusionata nel video di oggi e non ho filmato tanto. E adesso, ragazzi, mi metterò al montaggio di questo video che sto filmando adesso, così lo preparo per le 17:30, cioè lo preparo già stasera, poi lo programmo in modo che sia prontissimissimissimissimo alle 17:30 domani. In realtà può darsi che io domani non filmi nessun video, devo vedere, perché avevo in mente di farne uno sul make up, ma non posso truccare il viso, quindi quel video è saltato. Comunque
vedremo, nel caso non dovesse esserci un video domani, sapete il perché, quindi forse è meglio che io lasci respirare la mia pelle per una giornata, ma se riesco potrei filmare un vlog, ma non vi assicuro niente, quindi se non dovesse esserci un video domani, perdonatemi, vi chiedo scusa già da adesso, comunque vi avviserò anche su Instagram. Quindi mia family, io adesso vado a nanna. Ah, no, prima volevo assolutamente ringraziarvi per i commenti super positivi per quanto riguarda il video con Neil, l'ex boyfriend tag. Sono veramente contenta che vi sia piaciuto, le visualizzazioni sono altissime, il numero di like è altissimo, i commenti sono tantissimi, quindi quando vi avevo accennato che appunto avevo risentito Neil di recente, abbastanza di recente, mi avete chiesto veramente in tanti di fare il video con lui, quindi sono contenta di averlo fatto e sono contenta che vi sia piaciuto così tanto. Di mia family, io adesso vado a nanna. Questo è quanto per oggi, scusatemi ancora se non sono stata una brava vlogger nel video di oggi e se non sarà abbastanza lungo, perdonatemi. E niente mia family, vi auguro buonanotte, vi mando un bacio gigante, venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimissimissimissimissimo e a presto allora, ciao!